Grazie Presidente, in questo caso ci riferiamo alle attività da svolgersi nelle palestre scolastiche nel pomeriggio e con questa mozione chiediamo di assicurare ancora una volta la continuità del servizio. Perché? Perché sta avvenendo ormai in tutti i municipi, quindi cito gli esempi nel municipio secondo, così come nel municipio quinto, addirittura si sta procedendo ad assegnare oggi, in queste settimane, gare che sono state pubblicate lo scorso anno. Quindi è evidente che ci sono dei tempi tecnici che sono ahinoi lunghi, e questo è un dato oggettivo. Non sto qui a spiegare il meccanismo di sorteggio dei componenti delle commissioni, eccetera, eccetera. Comunque è un meccanismo tecnico che riguarda qualsiasi tipo di gara che il Comune di Roma pubblichi, e per questo motivo chiediamo appunto che, in considerazione del fatto che i bandi che sono stati pubblicati nei mesi passati, molto probabilmente incontreranno gli stessi problemi che hanno incontrato i bandi lo scorso anno, in quanto la normativa nazionale non è cambiata, quindi il meccanismo è lo stesso. Per prevenire ed evitare quello che in alcuni casi è successo lo scorso anno, ad esempio abbiamo avuto problemi in Municipio 12, alcuni di noi lo ricorderanno. Preveniamo e quindi chiediamo che con questo atto diamo un indirizzo ben preciso, ovvero che l'obiettivo prioritario è quello di assicurare la continuità dei servizi e quindi procedere alle assegnazioni compatibilmente con i tempi tecnici che richiede la gestione ottimale di un anno sportivo. Grazie.